Eccoci qua, mi trovo proprio a ridosso del padiglione riservato all'estero. Qui alle mie spalle, come vedete, The World, quindi il mondo, praticamente quello che è l'offerta turistica riservata all'estero. Adesso con le nostre telecamere entreremo dentro e vi faremo vedere direttamente a voi a casa tutto quello che è l'offerta turistica del mondo, qui alla BIT, in occasione sempre della BIT, Borsa Internazionale del Turismo. Seguitemi. Siamo nel Brasile e qui abbiamo il trio Tavares, veramente straordinario, le musiche, i colori del Brasile, e a questo punto musica! Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de andar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, né, daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto de dor no meu peito, esse seu jeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, amiga, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, amiga, não sei se vou me il nostro giro continua, sono nell'Irlanda. Buongiorno. Buongiorno. Cosa c'è di bello da vedere in Irlanda? Tante cose. Assolutamente sì, dalla cultura alle tradizioni, ai paesaggi naturalistici, alla musica e alla danza. Beh, vogliamo conoscere un po' meglio questa meravigliosa Israele che io già conosco, sono stato a Gerusalemme, Betlemme, bellissime località. Ah, lei è uno di quei pochi che conoscono, pochi italiani conoscono Israele. Israele è una bella destinazione, Israele è una destinazione diversa, Israele è una destinazione dove ognuno trova la sua destinazione dentro la destinazione, perché ognuno cerca, ha un sogno. Viaggiare è sempre un sogno, ognuno ha il suo proprio sogno, ogni sogno lo puoi trovare in Israele. Cominciamo per Gerusalemme, che senza dubbio noi lo diciamo l'ombelico del mondo.